Marpio del foodporn, benvenuti a questo nuovo video. Ciao dal mio nuovo cappellino, anzi nuovo cappellino, questo era il cappellino che di quando posteggiavo a Pag in Croazia con i miei amici tanto tempo fa. Comunque tornando a noi ragazzi, questo video sarà pizza napoletana da fare a casa solo con una padella, facilissimo ragazzi. Ho comprato se hai un mostro no ok Ho comprato una nuova impastatrice, questa IP bake, veramente potentissima, perché voglio iniziare a fare un po' più di video di impasti qui su YouTube, mi piace un sacco e lo voglio condividere con voi. Per chi volesse un'impastatrice più professionale, questa IP bake è veramente top. Ho già, vabbè, questo è il secondo video che faccio ma lo caricherò per primo, l'ho già provata e spacca i culi. E l'azienda mi ha fatto un codice sconto che vi metterò in descrizione per i miei fan, per tutti i miei fan. Quindi andate in descrizione per chi fosse interessato all'impastatrice un po' più professionale. Quindi partiamo con l'impasto ragazzi. Allora, farina forte, una farina con almeno 13 g di proteine. Io ad esempio in questo momento sto usando una Caputo Nuvola. Acqua gelata, veramente fredda. Inizieremo con un processo che si chiama autolisi, solo acqua e farina. Questo processo serve per dare più elasticità alla maglia e fargli assorbire più acqua, quindi per dargli un po' più di spinta, diciamo, in cottura. Ok, partiamo con la nuova impastatrice. Ragazzi, faremo un'autolisi al 58% idratazione, quindi su un chilo di farina metteremo 580 g di acqua. Ok? Acqua fredda tutta insieme. Abbassiamo e iniziamo a impastare, raga. Raga, ogni tanto cercate di pulire le pareti con l'impasto, così diciamo lo prende tutto. Poi ripartiamo. Spegniamo. Vedete, il nostro impasto è pronto, guardate. Raga, vedete, la nostra autolisi è pronta, non è liscissima, ma non deve essere liscissima. Lo incelofaniamo, poi lo chiudiamo e aspettiamo mezz'ora che riposi. Ma non l'hai incelofanato? Lo faccio dopo, intanto fai gli amici, capisci? Tente, hai capito? Hai capito? Allora Vitty rompe i coglioni. Devi parlare bene, devi spiegare bene. Giusto per non farli fare la grossa, raga. Dillo, che ne sanno loro? Ok ragazzi, ce lo faniamola. Sempre termine tecnico? Sì. Ok ragazzi, tagliamo qualche pezzettino così l'impastatrice lo prende meglio. A fette praticamente. Affettiamo l'autolisi, dai. Ok, una volta fatto il taglio dell'autolisi mettiamo 2 g di lievito. Un poco d'acqua, dobbiamo aggiungere altri 120 grammi, e la aggiungiamo a filo e partiamo. Dobbiamo inserire l'acqua a filo, cioè ogni volta che viene assorbita l'acqua che abbiamo messo aggiungiamo un altro filo d'acqua, poi l'assorbe un altro filo d'acqua, così dobbiamo mangiarci tutti e 120 i grammi di acqua che abbiamo da aggiungere, però gli ultimi 20 li aggiungiamo dopo il sale, quindi continuiamo. Quando ci rimane questo poco di acqua, veramente poca acqua, mettiamo il nostro sale, tutto quanto. Il sale serve anche per, diciamo, far indurire un po' la maglia glutinica e facciamo ripartire l'impastatrice. E continuiamo con un goccio di acqua sempre alla volta fino a finire questa qua, così si scioglie anche un po' il sale. Eccolo qua ragazzi, il nostro impasto è pronto, guardate che bello, spettacolare. Adesso si deve fare 5 minuti di riposo per scaricare le tensioni che accumula l'impastatrice. Ci mettiamo un po' di olio per non farlo seccare. Ok, e lo facciamo stare fermo 5 minuti. Eccolo qua raga, non lo dobbiamo solo staccare, ma guardate qua. Ma che mozzarella lì! Bella, mi piace. Top. Ok raga, allora ho messo un po' di olio qua, ma se cavolo l'impasto qua, un po' di olio pure sulle mani, ci mettiamo, sacchiamo tutto l'impasto che c'è, ho messo un filo d'olio nel nostro contenitore ermetico. C'è olio ovunque. Olio, un po' di olio per non far seccare. Facciamo un po' di pieghette. Così. Ce lo rendiamo bello bello stratificato. Questo serve per stratificare il glutine, raga. Guardate che è troppo top. Facciamo una palla. Raga, la sfera del drago. Facciamo una sfera del drago. E la pizzichiamo bene sotto per chiuderla. Ora fare una sezione invece. Una sezione battivaglia. E la poniamo nel nostro contenitore ermetico. Ok, adesso ragazzi farà una mezz'ora a temperatura ambiente e poi la metteremo in frigo per ben 12-15 ore. Dipende dalla temperatura del vostro frigo, però se è molto freddo 15, se non freddissimo 12 va benissimo. Raga, sono le 5 di mattina e dobbiamo levare l'impasto dal frigo, eccolo qua. Il nostro bambino è cresciuto e adesso lo mettiamo per 2 ore a temperatura ambiente. No, però non fare così, non ti commuovere addirittura. Sono 7:15, però. Buongiorno. Buongiorno. The next day. Buongiorno Marpioni. Questo è il continuo. Allora, come vi ho fatto vedere, è stato cacciato 2 ore fa dal frigo, ha preso un po' di temperatura e adesso andremo a stagliarlo, quindi a fare i panetti per l'impasto. Avvolgiamo la nostra pizza e scenderà da sola. Abbiamo messo l'olio sotto, non so se ricordate. Spaff. Spaff. Eccola qui. Ho oleato il piano, perché se no succede un macello. Guardate che bella, raga. Troppo bella. Ok, allora adesso dobbiamo fare i panetti. Raga, tagliamo dei pezzi di impasto da circa 270 grammi. Vediamo se sei forte. No, non lo piglio mai, però. Circa il doppio. Niente. Quasi. Per 60. 68. Raga, vero? Su. 2,70. Sì. Ok. Ci ritagliamo e ci mettiamo un attimo qua, poi rotoliamo. Allora, questo me lo sento che è buono. Ah! Quasi. Sarebbe stato troppo bello. Top. Bene o male, quindi vi dovrebbero venire da queste dosi 6 panetti da 2,70 a 2,80, perché alla fine rimaneva un coso così, l'ho azzeccato vicino ad ogni pagnotta. Adesso iniziamo ad appallottolarlo. Facciamo le tecniche delle pieghe, perché l'impasto vedete che è veramente super idratato, quindi viene una bomba anche così. Ce lo stagliamo quindi in questa maniera. Oppure potete fare la tecnica classica, che è quella dell'appallottolamento. Ok, ecco il primo. Allora raga, mettiamo giusto qualche goccia d'olio in tutti i contenitori. Lo spalmiamo per bene, così praticamente non si attaccheranno i nostri panetti. Come sei bravo e meticoloso. Vai come... un pizzaiolo, non è vero. Ok raga, il nostro primo. Raga, adesso usando questi contenitori ermetici, perché alla fine sono 6 panetti, quindi va bene, li contiene bene e non li fa allargare troppo, così poi si svilupperà in altezza. Vedete, la tecnica è sempre quella delle pieghe e poi lo andiamo a pizzicare così, in modo da chiuderlo sotto. Io lo faccio col taglio della mano, oppure lo potete fare sul banco come vi ho detto prima. Vedete bene, importante, se no poi si aprono. Se fosse una mozzarellina. Ah, è un coglione. Quello te lo puoi mettere in testa. Sì. Chino ruggia. Adesso li chiudiamo tutti quanti ermeticamente e li mettiamo a lievitare per una 2 ore e mezza, temperatura ambiente. E noi andiamo a dormire. Noi ci riposiamo 2 ore e mezza. Ecco a voi signori e signori le magie del montaggio. Adesso Gianna alla felpa. Sono andato a coprire il fior di latte perché mi sono pure bagnato, perché di piove. Ma mi ero scordato. Allora ci tagliamo il fior di latte a listarelle. Questo è fresco perché l'ho appena comprato, se me lo strizziamo un po' dopo e lo mettiamo un po' a seccare in frigo, giusto il tempo che lievitano le nostre pagnottine. Poi ci mangiamo qualche caffè. Ah, forse. Oh boh! È successo, mannaro. Perché tu? Prepariamo il pomodoro rigorosamente schiacciato a mano, un po' di sale, schiacciatelo a mano, mi raccomando raga. Pomodoro pelato San Marzano, schiacciato a mano. Ragazzi, andiamo a aprire. Mamma che belli, oh. Guardate qua. Troppo top. Tutti top. Tutti top. Gianna top, Vitty top. Pizza top. Pizza top. Raga, questa a me è passato 2 ore e mezza, però di base mo ci stanno una quindicina di gradi, quindi se fa più caldo ci vorrà di meno. Di base quando lo vedete bello grosso potete finire. Ragazzi, allora la capovolgiamo, scenderà da sola, non dovete fare niente. Fare un macello. Eccolo qua il nostro impasto. Molto bello. Allora, io non sono un pizzaiolo, però l'ho visto fare tante volte. Mettiamo, proviamo a menare l'aria nel cornicione, raga. Fammi una bella pizza super alveolata col mega cornicione. Non sono in grado, tranquillo. Va bene. Ci proviamo. Ci proviamo. Non sto scherzando. Ci possiamo riuscire. Chiunque sia maestro pizzaiolo che sta vedendo questo video, non ci picchi. Non accetti consigli? Sì, sì, quelli sì, sempre. No, però è venuta meglio di quello che mi aspettassi. Ma dai, un pochino si può fare, dai. Non sarei proprio pizzaiolo top, però. È bello. Ok, ora ce la andiamo a mettere in padella. Ok, scotoliamo un po'. Termine tecnico. Ragazzi, dato che siamo a casa, non abbiamo il forno a legna e questo è un impasto da cuocere con un bello sprint tipo forno a legna, faremo la cottura in padella della pizza, quindi veramente una cottura che possono fare tutti a casa. Serve un bel padellone antiaderente, ci facciamo proprio una bottatina di olio che poi ci spalmiamo con un fazzoletto per renderla proprio, cioè non si deve attaccare. Ok, andiamo a fare una forma giusta. La padella è già accesa, raga. Padella al fuoco. Ok. Pomidoro. Ce la spalmiamo per bene. E olio, un giro di olio, e abbiamo pure finito l'olio, top, top, top. La chiudiamo col coperchio, così si inizia a sciogliere anche sopra. Raga, guardate, sotto sembra un forno a legna, top. Adesso che praticamente è cotta sotto, la prendiamo. Abbiamo preriscaldato il nostro forno in grill massima potenza e lo metteremo qua e ci aiuteremo Questo è per cuocerla sopra. Ci aiuteremo con un guanto ad alzarla e metterla quanto più sotto al grill possibile. Così facendo si cuocerà anche sopra. A forno aperto non c'è problema. Senza paura. Se avete padella con manico molto meglio, questa è la più grande che avevo e non ha il manico purtroppo. Guarda. Vabbè raga, è faticoso, ma avere una buona pizza a casa è l'unico metodo. In fondo al grill. Ok, giriamola un po', vedete se sta cuocendo? Non male, eh? Vabbè, andiamo ancora a fare un po', eh? Direi. Eccola qui raga, andiamola sotto, top, bella, bella pizza, ci piace, guarda che bella, una bella costa, adesso andiamo a tagliare. Cuoce un po'. E direi che l'hai cacciata mo'. Non pare come già. Oh, però guarda un po'. Ci è venuto a trovare una persona. Ah, è carina. Raga, è top. Guardate qua. Pure il sotto sembra cotta in un forno a pietra. Sembra la pizza delle tartarughe ninja. Che bella però. Una bella struttura. Dai, bello. Dai, sono felice. Raga, sono molto contento del risultato. Ovviamente non è una pizza a ligna, però è top. Bella cottura, mi piace assai, bella leggera. Secondo me è super pizza, raga, non mi dispiace. Andiamo all'assaggio. Vediamo se sei forte. Non si può dire qua. No, non si può dire, però wow, buona. Sono scioccato, forse è la migliore pizza che ho fatto a casa. Quella in teglia pure era fatta, però è la prima volta che faccio una tonda così buona. Comunque è leggera, è leggermente croccantina, un po' crunch, buona. Sembra tipo la via di mezzo. Ma raga, questa la dovete replicare per forza. Replicatela, è veramente una figata come impasto. Penso che questo pasto potete fare anche in teglia se non volete usare questa cottura, quindi... Se avete il forno, siete ricchi, ben per voi. Ancora meglio con la legna, top. E niente, il camino. Grazie per il camino, top. Eventuali consigli per... Sempre bene a scegliere. Provetti, noi siamo sempre... Lui cucina, comando. Top, raga. Avete replicato il forzo. Buona pizza a tutti, raga. Attivate la campanella, seguiteci. Grazie per averci seguito. Fate la pizza. Ciao ragazzi. Addio.